Sono gocce di memoria, queste lacrime nuove. Siamo anime in una storia incancellabile. Le infinite volte che mi verrai a cercare nelle mie stanze vuote, inestimabile. Quel maiale, tu un porco. Sorride il maialone, mi fa, dice, sta attento, mi dice: uè te bellezza, o me la smolli o te le censi come anarchica. Mica lo smulada, una bella sberlona e via. Ciao Mariangela. Questa mattina, all'età di 71 anni, l'attrice e protagonista di televisione, cinema e teatro, Mariangela Menato, si è spenta. Ha lasciato tutti un po' soli, tutti gli amanti del cinema, del teatro, della TV, che lei aveva saputo rianimare con la sua grande passione, la sua ironia e la sua capacità di recitare. Da giovanissima aveva studiato pittura all'Accademia di Brera e poi aveva incominciato a lavorare giovanissima nella compagnia di Fantasio Piccoli, per poi passare a registi come Dario Fo, Michino Visconti e Luca Ronconi. Sulla scena teatrale si era fermata con Orlando Furioso, sempre di Ronconi, e poi aveva debuttato nel cinema in ruoli drammatici, in film come La classe operaia va in paradiso, Dodo Bodo di Petri, oppure Caro Michele di Monicelli, Oggetti smarriti, Segreti segreti di Giuseppe Bertolucci, fino ad arrivare a quella commedia indimenticabile di Mimì metallurgico, Finito nell'onore, e il film d'amore ed anarchia di Lina Wertmüller, quella coppia che aveva ricreato insieme a Giancarlo Giannini, indimenticabile, anche travolti nel solito destino, nell'azzurro mare d'agosto. Approfittare della situazione per fare lo stronzo, ha capito male, ha capito. Insomma, dico, con tutti questi uccelli ci saranno pure delle uova, no? Naturaccia di merda, lo sapevo io. Lo sapevo che carogne che diventano i proletari. Del chi come la adoperano il potere appena ce l'hanno in mano, ricattando, affamando e approfittando, che peggio di Hitler diventano, quel Brünnegger lì. Giovanissima aveva incominciato a studiare pittura all'Accademia di Brera, per poi passare nella compagnia teatrale di Fantasio Piccoli, sotto la guida di registi come Dario Fo, Luchino Visconti e Luca Ronconi. Il suo esordio sulle scene con l'affermata opera teatrale Orlando Furioso di Luca Ronconi. Poi si è messa in evidenza anche come ballerina, dimostrando di poter tranquillamente calcare palcoscenici come il Sistina, interpretando Belcore nella commedia musicale di Garirei Giovannini, Alleluia brava gente. Il suo debutto poi arriva successivamente come attrice brillante e con un registro comico fulminante anche in grandi tragedie teatrali come Medea, Fedra o come Vestire gli nudi di Pirandello o La bismetica domata di Shakespeare. Anche nel cinema ha alterato ruoli drammatici come in La classe operaia va in paradiso, Todo modo, Caro Michele, Oggetti smarriti, Segreti segreti o in Mimì metallurgico, dove aveva fatto risaltare le sue capacità di ironia e di comicità, anche in film come Film d'amore d'anarchia di Lina Wertmüller, e in quella coppia inossidabile che per tanti anni ha appassionato gli amanti del cinema insieme a Giancarlo Giannini nel film esempio Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto. Ciao Mariangela, mancherai tanto a tutti quelli che hanno avuto la possibilità di vederti in teatro, di vederti in scena, di vederti al cinema e di vederti in televisione, dove hai sempre dimostrato di essere te stesso.